Take 1, 2, cazzo. Take 2. Eccoci tornati al secondo appuntamento serale di Sentire i Pensieri. Siamo in compagnia di Sebastian Raimondo, ingegnere ambientale e ricercatore che si occupa di modellistica matematica per le strategie di adattamento al cambiamento climatico ed esperto di sistemi complessi. Di questo tema tratteremo questa sera e per questo ti chiedo, Sebastian, che cos'è un sistema complesso? Che cos'è un sistema complesso? È una domanda di per sé complessa, appunto, forse addirittura complicata. I sistemi complessi sono l'oggetto di studio di una branca della fisica teorica, della fisica in generale, e non solo della fisica, che studia appunto i sistemi complessi, che possono essere definiti in una maniera abbastanza semplice come un insieme di elementi che interagiscono tra di loro e dall'interazione tra questi elementi, qualunque essi siano, qualunque cosa essi siano, dall'interazione tra questi elementi emergono delle proprietà che non sono prevedibili a partire dal comportamento delle singole parti, dei singoli elementi. Un esempio abbastanza evidente di sistema complesso è la società umana, ad esempio. La società infatti è composta, è costituita da tantissimi elementi che sono gli individui, gli uomini e le donne che vivono sul nostro pianeta, e non soltanto gli individui, ma anche le infrastrutture che questi individui hanno costruito e anche gli edifici, ad esempio, e tutte le funzioni che questi individui esplicano durante la loro vita. Dall'interazione di questi diversi elementi, quindi dagli uomini e dalle donne che costituiscono questa società, emergono delle proprietà che non sono prevedibili a partire dal comportamento dei singoli individui, ma le si possono descrivere, le si possono individuare in qualche modo solamente considerando anche le interazioni tra gli individui. Per fare un esempio, una di queste proprietà emergenti del sistema sociale umano è ad esempio la cultura o la lingua o la religione o anche l'arte. Tutte queste cose non esistono nel singolo individuo, non sono prevedibili. Se io mi immagino di conoscere perfettamente come funziona un singolo individuo, ad esempio Silvia, se io sapessi esattamente come tu funzioni a livello mentale, a livello fisico, a livello spirituale anche, probabilmente non sarei in grado comunque di prevedere quello che tu potresti fare all'interno della società, perché l'influenza dei fattori esterni e l'influenza dell'interazione con me, ad esempio, con Claudia e Violetta, porta delle proprietà nuove ad emergere da queste interazioni. Ad esempio, noi siamo qui questa sera a parlare di sistemi complessi e siamo noi stessi un sistema complesso. Una delle caratteristiche fondanti, appunto, dei sistemi complessi sono le interazioni, come dicevo. In questo momento noi stiamo interagendo, quindi siamo in qualche modo un sistema complesso. Voi state ascoltando quello che io sto dicendo a voi e voi mi fate delle domande, quindi questo genera un'interazione. Da questa interazione probabilmente emergeranno delle nuove domande. Che te ne faccio una, per esempio, perché ho tantissime informazioni ed è interessante come questa cosa che ha il nome complesso in realtà ha utilizzato anche la parola semplice, no? Perché in realtà nel momento in cui viene spiegata in modo semplice tutta questa concatenazione di informazioni che ci hai dato in realtà risulta essere molto semplice e intuitiva all'interno di quello che è il nostro quotidiano, anche semplicemente come dicevi tu. Però è interessante anche il fatto che appunto hai utilizzato due parole che spesso nella vita si sentono essere utilizzate come con la stessa, cioè volendo esprimere lo stesso concetto, no? Complesso e complicato. Che hai detto il sistema complesso è un argomento complesso, addirittura complicato. E quindi appunto come mai questa differenziazione nel dire è complesso, forse addirittura complicato, utilizzando questi due termini che frequentemente alla fine utilizziamo per esprimere la stessa cosa, però appunto quanto si evince sono
Sì, differenziati. Sì, in effetti è una differenza che io e chi studia i sistemi complessi fa spesso e volentieri per far capire anche agli studenti all'università o al liceo che cosa sono questi sistemi complessi, perché appunto c'è una bella differenza tra complesso e complicato. Complesso non è necessariamente complicato, spesso lo è, ma non necessariamente. E complesso soprattutto non significa difficile. Quando io penso a qualcosa di complesso, penso a qualcosa di appunto di difficile, di faticoso magari da capire, da indagare, mentre una cosa complessa non è necessariamente complicata. Facevo l'esempio poco fa di noi quattro, quindi siamo in qualche modo, seppure in maniera molto semplificata, un sistema complesso, perché quello che è alla base, cioè gli elementi davvero fondanti della definizione di sistema complesso, sono le parti e le interazioni. Questi sono gli ingredienti base. Quindi abbiamo diverse parti che interagiscono tra di loro. L'ingrediente nascosto che fa diventare lo studio di queste cose, che sono tantissime, si può pensare al clima, si può pensare alla società, si può pensare al cervello, si può pensare al corpo umano, tantissime cose. La cosa che rende interessante questi sistemi è che da gli elementi e le interazioni emergono delle proprietà nuove. E questa parola, emergono, è una parola molto specifica nel campo della scienza della complessità. Il concetto di emergenza è il concetto chiave dei sistemi complessi. Perché appunto, come dicevo all'inizio, non si può prevedere il comportamento del sistema collettivo, del sistema complesso, appunto, quello che è formato da tutte queste parti, soltanto considerando i singoli elementi, ma bisogna considerare le interazioni tra questi elementi, perché è dalle interazioni che emergono delle proprietà nuove. Questo non succede nei sistemi complicati. Vi faccio un esempio per farvi capire meglio, spiego. Un'automobile o un aereo o una nave sono degli oggetti complicati, ma non sono complessi. Questo perché è prevedibile, cioè seguendo la linea del tuo discorso fino adesso, possiamo dire che una macchina, diciamo, progettata dall'uomo, forse non è questa la definizione, però progettata dall'uomo e che quindi l'uomo ne conosce le funzionalità, diventa prevedibile e quindi è complicata in quanto, nonostante ci siano tutta una serie di meccanismi difficili da comprendere perché bisogna studiare, eccetera, eccetera, però si può avere una previsione del suo comportamento, al contrario di chissà se adesso io e Violetta prendiamoci e ne andiamo, anche se in realtà ci siamo dette che dobbiamo rimanere qui, no? Forse sì, è esattamente così. Aggiungo appunto, per fortuna che un'automobile, un aereo, una nave sono prevedibili nel comportamento, perché diciamo che non sarebbe molto piacevole se saliamo su un aereo e il pilota non sa esattamente come guidarlo, perché l'oggetto è imprevedibile. Però, d'altra parte, questi oggetti complicati condividono con i sistemi complessi parte della definizione, perché sono effettivamente degli insiemi di elementi, un aereo fatto di tantissime parti, che interagiscono pure tra di loro, quindi ci sono tanti elementi e ci sono anche le interazioni. Quello che manca è l'emergenza di proprietà nuove. Per questo, perché le interazioni e il funzionamento delle singole parti è sufficientemente semplice da non permettere che emergano queste cose così imprevedibili. Un esempio invece di sistema complesso è il cervello umano, per esempio, ma tutti i cervelli, tutti gli animali. Un cervello è composto da tantissimi elementi che potremmo riassumere semplificando parlando di cellule, dei neuroni sostanzialmente, che sono appunto delle cellule che interagiscono tra di loro e hanno un funzionamento anche piuttosto semplice, anche se a livello chimico e fisiologico è molto complicato, però comunque il funzionamento dei neuroni è abbastanza semplice. Trasmettono un segnale, un impulso elettromagnetico. Ogni cellula quindi si dà una scossa praticamente e trasmette questo segnale, questa scossa ai pochi elementi che stanno vicino a lei. Ma ognuna delle cellule all'interno del cervello fa la stessa cosa. Quindi questa rete di interazioni fa sì che emergano delle proprietà, una in particolare, una proprietà molto interessante che noi chiamiamo mente. Quindi la mente sostanzialmente è una proprietà emergente dell'interazione delle cellule all'interno del nostro cervello.
E queste cellule fanno un lavoro molto semplice, ma è dall'interazione tra le diverse parti che emerge questa nuova proprietà. Quindi, per concludere la risposta alla domanda la differenza tra complicato e complesso, possiamo dire che qualcosa di complicato è difficile, è faticoso da capire, magari ci sono tanti elementi che interagiscono tra di loro, ma il comportamento del sistema collettivo, l'aereo ad esempio, è perfettamente prevedibile se si conosce il funzionamento delle singole parti. Quindi se io so che quando giro il volante della mia automobile, la macchina, questo trasmette un segnale di qualche tipo meccanico alle ruote, la macchina gira. Quindi questo è perfettamente prevedibile conoscendo il funzionamento del volante, del pistone che va a collegarsi alle ruote, delle ruote stesse. Quindi conoscendo il comportamento di tutte queste parti, io so come funzionano. Un sistema complesso invece non è prevedibile in questo modo. Pur conoscendo il funzionamento delle singole cellule del mio cervello, che hanno un funzionamento semplice, come dicevo prima, non è possibile prevedere che cosa io penserò tra 5 minuti. Quindi questo è il perché si sta cercando di indagare questo genere di fenomeni, che ritornano spesso in natura, non soltanto nel cervello, ma anche in tante altre cose. Ma infatti, a proposito di questo, visto che hai parlato di sistemi complessi prima, adesso hai fatto un paragone per chiarire meglio, ci puoi fare forse degli esempi proprio di come un sistema complesso, in questo caso, quindi non complicato, in che modo si trova in natura e che esempi ci puoi fare, come puoi farcelo capire e anche in che modo influenza la vita degli esseri umani proprio a livello pratico? Se sì, certo. Beh, i sistemi complessi sono davvero onnipresenti sul nostro pianeta, non solo in generale nella realtà che ci circonda, tanto che è materia di studio dei fisici, perché di mestiere i fisici cercano di capire come funzionano le cose, e quindi i sistemi complessi sono una di queste cose che vogliamo cercare di capire. Potete considerare che qualunque cosa risponda alla definizione che io ho dato prima, quindi parti più interazioni più proprietà emergenti, tutte le cose che potete immaginarvi in questo senso sono sistemi complessi. Quindi ho citato prima il cervello o la società umana. Un altro esempio che magari è abbastanza pittoresco e che viene spesso proposto è l'esempio degli stormi di incendio, che sono una cosa particolarmente carina da vedere, soprattutto in città, dove si vedono questi grandi stormi di uccelli, che appunto sono tanti elementi, che interagiscono tra di loro effettivamente all'interno di uno stormo, e l'interazione in questo caso è dovuta al fatto che gli uccelli si guardano uno con l'altro, quindi sanno, ogni singolo individuo vede quelli che gli stanno vicino, ma attenzione, ogni singolo individuo non vede tutti gli altri uccelli, vede soltanto i più vicini. Questo basta affinché il sistema collettivo si auto-organizzi, e questo è un altro concetto base dei sistemi complessi, l'auto-organizzazione. Quindi l'interazione tra gli individui locali è sufficiente affinché lo stormo si auto-organizzi in quelle forme meravigliose che si vedono sopra la stazione di Milano Centrale, o a Roma, vicino al Colosseo, e sono stupendi. Quindi questo può essere un esempio abbastanza semplice, perché gli elementi di questo sistema sono abbastanza semplici. Un altro esempio che sta diventando importante, e quindi torna nelle nostre vite purtroppo sempre di più, è il clima. Il sistema climatico è un sistema complesso, che è formato appunto da tantissime variabili che interagiscono tra di loro. Basti pensare agli effetti del sole, quindi la radiazione solare, ma anche l'uomo stesso fa parte ormai del sistema climatico, perché influenza l'atmosfera. Certo. E quindi questo comporta dei fenomeni che non sono appunto prevedibili considerando le singole parti, ma vanno studiate tutte insieme. Questo è quello che è diventato il mio lavoro da qualche tempo. E si deve cercare di prevedere questi fenomeni per riuscire a mitigare gli effetti negativi di questo cambiamento e anche per riuscire ad adattarsi al meglio. Quindi i sistemi complessi tornano ed è utile studiarli proprio perché hanno un impatto veramente importante sulla vita di tutti i giorni. Anche il sistema economico è
un sistema complesso. Ma ha senso definire i sistemi complessi come una cosa esterna a noi? Cioè, nel senso che hai dato una definizione di sistema complesso, poi l'hai specificata e ci hai fatto, insomma, un esempio di come questa cosa può avere un'influenza che sia sulla vita degli uccelli, che sia l'ambiente, il sistema economico, eccetera. Però tutte queste cose hanno tutte insieme una grande interazione che è il mondo, come dire. E, quindi si può... E, cioè, come quando noi diciamo natura, diciamo, ah, andiamo in natura, cioè la natura è un tutto, e ne parliamo sempre tenendola un po' lontana, come se fosse una cosa terza, quando in realtà noi facciamo completamente parte. E mi viene da dire, cioè, si può, ha senso esternarla, perché si fa, ma soprattutto cioè, serve a facilitare una comprensione, oppure ci allontana rispetto a un nostro modo di percepirci all'interno del mondo, che poi si può espandere diverso, eccetera, eccetera. Questa domanda è meravigliosa e direi che è il cuore del motivo per cui io studio queste cose, perché è molto affascinante riuscire a capire come tutte le cose che ci circondano in realtà interagiscono l'una con l'altra. Per esempio, adesso che abbiamo, forse si sente l'ospite di questa sera del festival, che se sentite la voce è Benedetta Tobaggi, che questa sera è presente al festival e ci sta in questo momento influenzando. Certo, sì, esatto. È una variabile che si è inserita nel nostro sistemino di quattro persone. Va bene. Imprevedibile. Quindi è molto interessante riuscire a capire, a vedere in qualche modo come tutti i fenomeni che ci circondano sono in qualche modo in relazione l'uno con l'altro. E mi viene in mente il fatto che oggi noi parliamo di sistemi complessi, di scienza della complessità, ne parliamo da una cinquantina d'anni più o meno, ma in realtà il pensiero alla base della complessità è molto più antico. Già ad esempio Marco Aurelio parlava dell'interazione tra le cose e che per capire le cose bisogna capire l'interazione. Ancora prima Aristotele, nella sua Metafisica, ci dice che il tutto va oltre la somma delle parti. Questo è un concetto della complessità, perché il tutto è un insieme di elementi, quindi è un sistema che interagisce. Il tutto interagisce all'interno di questo tutto, tutte le cose interagiscono, ma c'è qualcosa di più della somma di queste parti, perché dall'interazione emerge qualcosa di nuovo, quindi il tutto va oltre la somma delle parti. Questo concetto è alla base anche di teorie psicologiche della Gestalt, ad esempio. Quindi diciamo che quello che sta facendo oggi la scienza della complessità è in realtà ritornare a dei pensieri molto antichi che ci stanno in qualche modo, questo è un parere mio personale, la scienza della complessità ci sta riavvicinando in qualche modo al pensiero, a un pensiero olistico, diciamo, ma non un pensiero olistico New Age degli anni 70, 60 e 80, ma un pensiero olistico in senso aristotelico, se vogliamo, quindi di questo tutto che va oltre la somma delle parti. Quindi cercare di comprendere il mondo, non spezzettandolo come abbiamo fatto finora, come la scienza ha fatto fino adesso, dall'illuminismo quantomeno in avanti. Non possiamo più spezzettare la realtà in tante piccole parti, capirle una dopo l'altra e poi metterle insieme, ma bisogna studiare la realtà in maniera integrata, in qualche modo, cioè riuscendo a capire e a comprendere non solo i singoli elementi, ma soprattutto le interazioni tra questi elementi, perché lì dentro si nasconde il segreto per capire il funzionamento collettivo. E questo vale per il clima, vale per l'economia, che anche qui, come vi dicevo, è un sistema complessissimo l'economia, perché è fatto di tantissimi elementi che interagiscono tra di loro, sono imprevedibili e così via. Serve tantissimo per la medicina, ad esempio, perché anche il corpo umano è fatto di tanti elementi che interagiscono tra di loro. Ma anche per le relazioni, scusa. Certo, i social network, ad esempio, le
sociali in generale, anche quelle reali, come noi qui, come noi quattro per una volta, sono dei sistemi complessi. Cioè è un sistema complesso il sistema sociale, la rete sociale di per sé ha un comportamento che viene studiato con gli strumenti della scienza della complessità, che sono strumenti matematici, naturalmente. Però sì, sono è un perfetto esempio di sistema complesso anche questo. Beh, è un messaggio importantissimo, soprattutto in un'epoca in cui che è segnata dall'iperspecialismo. Cioè, tutto è estremamente segmentato, tutto è frammentato e nella quale emerge, sempre a proposito di emergere, più la differenza piuttosto che l'unità. Sì, esatto. Questo è il retaggio della scienza dell'illuminismo, insomma, del riduzionismo, come si dice. Quindi ridurre il problema in tante piccole parti e poi ricomporlo. Ed è quello che ci si viene insegnato nelle scuole fin dalle elementari, insomma. E ci sono, cioè, non so se definirli professori o professoresse, insomma, che ci consiglieresti, cioè nel senso se qualcuno volesse approfondire, c'è qualcuno che lo studia, perché visto che hai detto che sono 50 anni più o meno, no? Sì, poi un po' più in realtà, però sì. Cioè comunque è una cosa superata, non così, no, che dici, no, antica, che vai, quindi cioè, c'è qualche illuminata. Beh, tu stesso stesso una specie di... correggimi se sto sbagliando, manuale per le scuole, sì, cioè manuale, sì, tra virgolette, libro scolastico, sì, che spiega questi elementi che sono appunto importantissimi, soprattutto cioè da quello che dici adesso, nella crescita di una persona giovane, perché dal momento in cui ti interfacci con la consapevolezza del fatto che è tutto molto più complesso, e quindi per capire anche veramente le relazioni tra le persone devi entrare nel tentativo di comprendere tutta una serie di meccanismi molto più complicati, molto più complessi, rispetto al proprio semplice pensiero, cioè è una cosa che educarsi, essere certo, educati così fin da bambini ti apre tantissimo la testa. Certo, certo. Io per questo motivo penso sempre che il nuovo pensiero ecologista che sta prendendo sempre più piede sia molto, come dire, venduto in qualche modo come merce, quando in realtà potrebbe, ancora una volta, emergere da questo tipo di pensiero. Quindi riuscire a realizzare che la realtà funziona in questo modo, quindi che l'interazione è importante, tanto più dei singoli elementi. Realizzare questa cosa spontaneamente ti porta ad avere un occhio di riguardo a livello ecologico, perché tu sai che la tua qualunque azione tu stia compiendo nell'universo ha delle ripercussioni in qualche modo, e queste ripercussioni sono appunto imprevedibili. Per riuscire a prevederle, ipoteticamente, bisognerebbe riuscire a conoscere l'intero sistema in qualche modo. Quindi sì, io, come dicevi Claudio, sto insieme a un mio compagno di università, Luca Sasso, sto componendo questo manualetto che regaliamo ai licei quando ci chiamano a presentare un nostro laboratorio in cui spieghiamo i sistemi complessi. Quindi andiamo nelle scuole a fare divulgazione e proponiamo questo libretto in cui sono contenuti un po' di spunti per approfondire questi temi. E a proposito di professori, e a proposito di integrazione, di specializzazione, ho detto insieme un po' tutto, mi è venuto in mente un pensiero di un mio professore dell'università, che si chiama Rodolfo Soncini Sessa, che non è un complessologo vero e proprio, è un ingegnere ambientale, che però è la persona che mi ha fatto scoprire la complessità per prima, e mi diceva appunto che oggi viviamo in un mondo di specialisti. Infatti ci sono le lauree specialistiche, mentre lui proponeva... La medicina, che ho citato prima. Esatto, esatto. Invece lui, professor Soncini, proponeva a noi di orientare i nostri studi come se stessimo facendo un percorso di studi, una laurea generalista. Quindi lo studio dei sistemi complessi è generalista, cioè non si studiano appunto gli elementi,
non ci si focalizza sugli elementi, ma ci si focalizza sulle interazioni tra gli elementi. E le interazioni sono universali in qualche modo, cioè possono essere... Ed è questa è una delle cose che più mi affascina dei sistemi della scienza della complessità, e cioè che tu puoi prendere le conoscenze che vengono... che si possono prendere da un certo ambito, per esempio la medicina, o il volo degli uccelli, ad esempio, e trasportarlo in un altro ambito, quindi ad esempio l'economia. Ed è quello che si fa comunemente nella scienza della complessità. Ad esempio si possono studiare le epidemie, che sono una proprietà emergente del sistema sociale, dall'interazione, come ormai purtroppo conosciamo molto bene, l'interazione tra individui in maniera ravvicinata ha portato tutto quello che ha portato negli anni scorsi, e si possono costruire dei modelli matematici, che sono il cuore della scienza della complessità, per spiegare come si diffondono queste malattie, e per farlo lo stesso modello che si utilizza per descrivere questo genere di fenomeni si può utilizzare anche per descrivere, ad esempio, la diffusione di un'idea all'interno di un gruppo sociale, o tantissime altre cose che si diffondono sulla rete, i virus su internet, ad esempio, cose di questo tipo. Quindi il funzionamento a livello matematico, se volete, di questi sistemi è il medesimo, e quindi può essere tradotto in diverse lingue, in diversi ambiti, nello stesso modo. E questa è un po' la potenza della scienza della complessità, ed è il motivo per cui sempre di più la si studia e sempre di più si cerca di riadattarla a diversi ambiti. E questo è un'altra bella cosa a livello umano, nel senso che finalmente, di nuovo, gli scienziati stanno tornando a dialogare molto tra di loro, certo. Grazie a questa... Si crea una comunità scientifica. Esatto. Un po' come immagino un po' Leonardo da Vinci durante il Rinascimento. Però ti interrompo, faccio una domanda che sorge dalla mia curiosità personale. Quanto effettivamente è praticabile questo? Perché tu parli di scienza della complessità, tutto bellissimo, sembra essere trasversale, però noi non viviamo più nel mondo nel Rinascimento, cioè non viviamo più nell'epoca precedente all'Illuminismo, è cambiato il paradigma. Come fai adesso a riuscire a implementare la scienza dei sistemi complessi su un mondo che è così estremamente frammentato, frammentario, e funziona in questo modo? Beh, è vero che non siamo più nel Rinascimento, ma anzi, oggi noi viviamo sempre di più in un mondo dove la complessità la fa da padrona. Stephen Hawking, ad esempio, diceva che non ricordo esattamente le parole, comunque lui era convinto che l'epoca che arriverà sarà l'epoca della complessità, per la scienza quantomeno, comunque per la conoscenza in generale, perché i problemi che l'uomo si sta trovando ad affrontare sempre di più sono problemi che derivano dalla complessità. Il cambiamento climatico è uno, le crisi economiche sono un altro, sono tutti problemi grandi e globali che derivano, che sono il frutto di malfunzionamenti all'interno di sistemi complessi, appunto, perché l'economia è un sistema complesso, il clima è un sistema complesso, le epidemie anche derivano da dinamiche che hanno a che fare con la complessità. Ed è praticabile, la scienza della complessità è praticabile, siamo ancora davvero agli inizi, nel senso che tantissime cose sono ancora da scoprire, e questo è affascina ed è anche difficile, ovviamente, però la si può utilizzare, la si è utilizzata moltissimo negli ultimi anni, ad esempio per fare i modelli epidemiologici che ci proponevano su tutti i telegiornali, insomma, che ci dicevano quel famoso R con T che ci faceva capire quando aprire e quando chiudere. Eccoci. Questi numerelli arrivano da dei modelli matematici che sono interamente basati sulla teoria dei sistemi complessi, che non è una vera e propria teoria, è ancora più una scienza, perché appunto siamo agli inizi. Ma non solo, anche le crisi finanziarie, la crisi del 2008-2009 è stata più volte descritta in numerosissimi articoli che osservavano, descrivevano questa crisi, quindi questo effetto a cascata derivato dalla crisi dei subprime in America, che si è ripercosso appunto su tutto il sistema globale. Questo perché sempre di più, al contrario di quanto avveniva nel Rinascimento ad esempio, sempre di più la società umana è interconnessa, questo lo sappiamo benissimo. Questa interconnessione però non fa solo bene,
naturalmente, anzi, come vediamo, in molti ambiti sta facendo parecchio male al pianeta e alla società stessa, proprio perché ci sono degli effetti che sono imprevedibili in qualche modo. E per riuscire a controllare, se vogliamo andare avanti così, diciamo così, se vogliamo continuare a, tra virgolette, crescere come organismo su questo pianeta, dobbiamo cercare di gestire la nostra vita in quanto organismo, non più in quanto singoli individui, come sistema complesso, appunto, cioè guardando alla società e al pianeta tutto come un unico organismo vivente che si deve alimentare, che emette delle scorie, che ha i suoi funzionamenti, però bisogna guardarlo in questo modo completo e globale e olistico, appunto. E per farlo c'è in aiuto appunto i modelli matematici che cercano di descrivere questi fenomeni. Quindi si può fare, siamo ancora all'inizio, okay. C'è tantissima teoria, c'è anche tanta pratica che inizia a emergere negli ultimi tempi e c'è tantissimo lavoro da fare. Dai, io ho ancora tantissime domande, però sì, purtroppo ci arriviamo. Avevo tantissime, cioè hai aperto veramente tantissimi link mentali. È stato bellissimo e interessante. Sì. E per chiudere, vista la quantità di informazioni e di stimoli, se tu avessi un pensiero, una domanda da lanciare, da porre a chi ci ascolterà, per stimolare una possibile riflessione su questa tematica di cui abbiamo parlato questa sera. Sì, beh, una, più che una domanda, forse una riflessione potrebbe essere, o più un invito. Inviterei ognuno delle persone che ci sta ascoltando, ognuno di noi e io in primis, a cercare di capire qual è la propria influenza nel mondo e come questa nostra influenza si diffonde nel mondo in qualche modo e come questa stessa influenza che noi poniamo fuori di noi ci torna indietro, perché una delle caratteristiche dei sistemi complessi è che ci sono dei funzionamenti ciclici in qualche modo, cioè quello che tu fai nel mondo in qualche modo poi può tornare indietro in un modo complesso. Esatto, e questo è molto divertente perché effettivamente i sistemi complessi hanno molto a che vedere con tante cose che riguardano anche la spiritualità. È interessante anche da questo punto di vista. Quindi inviterei tutti a fare questo esercizio di cercare di comprensione della propria azione nel mondo e magari potrebbe anche essere divertente cercare di capire quali sono i sistemi complessi che ci circondano. Quindi prendere questi ingredienti che abbiamo visto, che sono tre, quindi un insieme di elementi che interagiscono tra di loro, da questa interazione emergono delle proprietà nuove. Quindi prendendo questi tre ingredienti, guardarsi attorno e cercare di scoprire dove stanno questi sistemi complessi. Informarsi sempre di più e scoprire che tutto quanto è connesso in qualche modo. Bellissimo. Ti ringrazio. Mi raccomando, esercitatevi perché noi lo fermo. Grazie per essere stato con noi. Grazie Sebastiano. Grazie a voi.